all'Istituto Tecnico Economico Gaetano Filangieri gli indirizzi amministrazione, finanza e marketing, turismo, sistemi informativi aziendali. All'Istituto Professionale Enrico Fermi gli indirizzi manutenzione e assistenza tecnica dei mezzi di trasporto, apparati e impianti civili e industriali, servizi per la sanità e l'assistenza sociale, anche concorsi serali per gli adulti. All'Istituto Tecnico Bruno Tallini gli indirizzi costruzioni, ambiente e territorio, grafica e comunicazione, chimica, materiali e biotecnologie. Al termine degli studi potrai accedere a tutti i corsi universitari. Troverai tutte le info sull'offerta formativa sul sito isfermifilangieriorientamento.info. Ci facciamo in 7 per te. Fai la scelta giusta per il tuo futuro. IIS Fermi Filangieri Formia. Col Diretti Lazio lancia un SOS per il settore ovicaprino e chiede alla Regione Lazio fondi a sostegno dell'allevamento a pascolo e della zootecnia sostenibile nell'ambito della nuova politica agricola comune per il periodo 2023-2027. Il presidente della Federazione Regionale di Col Diretti, David Granieri, ha scritto all'assessore della Pisana all'agricoltura Enrica Onorati per chiedere un supporto ad uno dei settori più colpiti dalla crisi economica determinata dalla pandemia e tra i più soggetti alle speculazioni. La misura pascolamento è necessaria per salvare il settore ovicaprino, che nel Lazio conta oltre 800.000 capi, rappresentando così la terza regione per diffusione della specie. Un dato che riflette l'importanza di questa filiera e non solo per l'economia, che merita particolare attenzione. La pastorizia contribuisce infatti in maniera concreta e costante alla tutela del territorio, garantendo la manutenzione di vaste aree che senza la presenza dei pastori e dei loro pascoli resterebbero abbandonate all'incuria e prive degli interventi di conservazione di cui necessitano per prevenire calamità, incendi e smottamenti. Una filiera strategica, quella ovicaprina, che necessita di essere tutelata. Col Diretti ha chiesto al governo che il piano strategico nazionale contenesse azioni semplici da applicare e tali da garantire la giusta sostenibilità economica all'attività agricola. L'obiettivo è anche quello di lavorare a livello nazionale per tradurre in misure semplici ed efficaci gli indirizzi approvati dall'Unione Europea nella riforma della politica agricola comune, dall'innovazione alle politiche per favorire il ritorno alla terra delle nuove generazioni. Fondamentali gli ecoschemi all'ambito del piano strategico nazionale, tra i quali quelli a sostegno della biodiversità e all'allevamento al pascolo.